provvedimento che stiamo analizzando, il provvedimento in esame, dovrebbe consentire di agevolare, almeno in teoria, la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. A detta del governo, almeno 6 casi. In almeno 6 casi le norme introdotte sono in grado di condurre l'immediata archiviazione nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea. In altri 11 casi invece si pongono le basi per giungere poi in tempi rapidi all'archiviazione. Vedremo se sarà così. Nutriamo in realtà molti dubbi. Tra le procedure interessate da questo decreto, quella che ovviamente ha assunto un ruolo di primo piano sia nella discussione parlamentare, nella Commissione, sia in quella pubblica, e quella relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricettive e sportive, insomma la cosiddetta Bolkestein. E possiamo tranquillamente affermare che su questa questione, per quanto riguarda il balneari, il governo Meloni ha combinato solo disastri, mettendo sia gli imprenditori del settore, ma anche gli stessi comuni, in un caos totale, scontentando praticamente tutti, ma proprio tutti. Eppure la normativa comunitaria, ricordo che stiamo parlando della Bolkestein, era ed è chiara. Così come lo sono anche le sentenze della Corte di giustizia europea e quella del Consiglio di Stato, che dicono chiaramente che le proroghe automatiche sono illegittime e le concessioni demaniali devono andare a gara, da lì non se ne esce. Ecco, la legge del decreto concorrenza del 2022 del governo Draghi si era intervenuti per rispondere quindi a questa richiesta di infrazione stabilendo una scadenza, il 31 dicembre 2023, e fissando poi vari criteri per un disegno complessivo ed organico delle regole, in modo tale da conciliare il giusto diritto, sì, di fare impresa da un lato da parte degli imprenditori balneari, ma allo stesso tempo garantire anche il sacrosanto diritto dei cittadini a fruire di quello che ricordiamo essere un bene pubblico, ovvero quello delle spiagge, un bene comune. E questo governo doveva fare una cosa, i decreti attuativi, stop. E invece il governo Meloni, per non rimangiarsi tutto in un botto una delle tante irrealizzabili promesse fatte durante la campagna elettorale, in questo caso promesse fatte al mondo dell'imprenditoria balneare, con il milleproroghe nel 2023 prova a prendere un po' di tempo. E quindi ecco che arriva la prima proroga delle scadenze di un ulteriore anno, il tutto con una giustificazione che voleva portare una mappatura, voleva supportare la necessità di una mappatura delle coste. L'intento, o meglio, il finto intento, era quello di dimostrare che per le spiagge non sussiste la scarsità della risorsa e dunque quindi la Bolkestein non era applicabile. Naturalmente il governo e gli esponenti di maggioranza di questo governo sapevano benissimo che si trattava di fuffa, ma al momento era necessario tenere buoni gli imprenditori balneari, almeno fino alle elezioni europee. E così fino ad ottobre 2023 viene fuori, a fine ottobre viene fuori questa mappatura a dir poco sconcertante, perché secondo i tecnici del Ministero solo il 33% delle coste italiane era oggetto a concessioni, dunque la scarsità di risorsa non sussiste. Peccato però che questo calcolo era totalmente falsato, perché era stato innanzitutto messo tutto il totale della costa italiana, con tutto dentro, anche quelle le aree non balneabili, includendo quindi anche i tratti di costa rocciosa, quelli non accessibili, insomma si era messo un po' tutto dentro e quindi la mappatura era veramente farlocca. E ovviamente durante questa fase di analisi non si era proprio tenuto conto del fatto che a livello nazionale c'è una discrepanza forte, anzi fortissima, tra spiagge date in concessione e spiagge lasciate libere, una discrepanza totale tra le varie regioni. E ricordo che ci sono alcune regioni come la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Campania, dove
in concessione è stato oltre il 70%, e addirittura in alcuni comuni si arriva al 100% di spiagge date in concessione. Naturalmente, quindi, siamo arrivati a questa mappatura, fatidica mappatura presentata dal governo Meloni. Naturalmente la Commissione europea, così come era immaginabile, anche grazie all'intervento di associazioni come Mare Libero, ha rispedito al mittente i risultati di questa ridicola mappatura. E allora invia una nuova missiva al governo dando 2 mesi per rispettare le norme. Si devono fare le gare, così come era chiaro che dovesse essere. Nel 2024, però, sia in Italia e diciamolo un po' a Bruxelles in generale, visto che si era in campagna elettorale per le europee, si fa un po' tutti finta di niente e si vede dopo. Intanto però arrivano nuove sentenze da parte del TAR e del Consiglio di Stato che confermano l'illegittimità delle proroghe, e quindi ci troviamo in questa situazione in cui comuni e regioni iniziano a procedere un po' in ordine sparso. C'è chi avvia i bandi, chi concede proroghe annuali, chi fa finta di niente. Insomma, il caos totale. Questo ha portato il governo Meloni nell'ambito. Ed oggi, ovviamente, il governo è costretto a svelare l'inganno, la presa per i fondelli che ha fatto nei confronti degli imprenditori balneari e della comunità tutta. Insomma, possiamo chiaramente dire oggi che per il governo Meloni una vicepresidenza in Europa per Fitto vale molto più delle loro promesse che avevano fatto agli imprenditori a balneare. E quindi ora si prova a dare un'ulteriore proroga al 2027 e 28, ma fortunatamente, anche gli imprenditori balneari hanno capito di essere stati presi in giro ed hanno iniziato anche loro giustamente a contestare la Presidente Meloni. Tra l'altro non sappiamo neanche se poi questa proroga sia legittima o meno, in realtà credo che la questione non si risolverà affatto con l'approvazione di questo decreto, ma continuerà ancora una volta nelle aule di tribunali e in quella dei consigli comunali, consigli regionali, e quindi il caos continuerà a dilagare. Detto questo, Presidente, mi preme sottolineare un aspetto della questione che mi è particolarmente cara e che ritengo che sia molto rilevante, ma che invece è stata completamente estromessa dalla discussione ed anche da questo decreto stesso. Tutto il dibattito, come sempre, è stato incentrato esclusivamente sullo sfruttamento economico e commerciale delle nostre coste, focalizzando l'attenzione solo sulle regole di mercato e di concorrenza. Aspetto che, ribadisco, sicuramente è importante, visto il contributo del settore balneare alla nostra economia, ma, tuttavia, questa visione del bene demaniale come strumento unico, come strumento il cui unico fine è la creazione di valore economico, ha spianato la strada negli anni in una progressiva trasformazione dei litorali esclusivamente in superfici da sfruttare economicamente, tutto a vantaggio di singoli concessionari privati, i quali fino ad ora, ce lo siamo detti, lo sappiamo tutti, l'abbiamo capito, hanno versato dei canoni irrisori e in gran parte hanno poi ottenuto invece dei profitti sproporzionati. Per capirci, abbiamo che da un lato il giro d'affari annuali che riguarda il settore balneare è stato stimato a 30 miliardi di euro, dall'altro quanto incamera lo Stato? 100 milioni di euro. Assurdo. E quindi noi abbiamo sottolineato come si dovrebbe invece iniziare a ragionare per quanto riguarda le concessioni demaniali come un giusto equilibrio, un sano equilibrio tra il diritto di fare impresa da un lato e il sacrosanto diritto di accedere al mare da parte dei cittadini, che non devono per forza indebitarsi per andare a mare. Ricordiamolo che grazie al governo Meloni abbiamo il record di famiglie in povertà a cui viene in determinati territori tolto anche il diritto di usufruire il mare che hanno sotto casa perché non hanno soldi da spendere per avere questo diritto. E noi con vari emendamenti abbiamo cercato quindi di intervenire anche su questo, sulla scorta di quanto ci ricorda costantemente Legambiente con il loro rapporto spiagge, di una situazione che
una volta per tutte doveva essere regolamentata sul serio sul nostro territorio. Invece questo governo ha con costanza detto no ad ogni emendamento del Movimento 5 Stelle, come purtroppo spesso accade. Grazie. Grazie.